Sapete, un sacco di tempo qua c'è stata una leggenda. Praticamente c'è stato questo vecchio uomo contadino, un burbero, si chiamava Walter, e per un sacco di tempo si è creduto qua ci fossero degli alieni. E una sera stava per andare a dormire e gli si sono palesati due clown dalla sua porta, che lui ha palesemente scambiato per due alieni. Il fatto è che lui è un uomo di campo, un sempliciotto, un po' burbero, e la sua reazione è stata molto di rabbia, ma urla talmente forti che mi raccontava nonna che si sentivano fino in Sei paese. spaventato? Eh sì, cioè, Dove comunque, viveva? un uomo di campagna, però alla fine questi clown non hanno fatto niente, sono due clown, non è successo niente, sì, ci avessero fatto delle piroette, però E lui? Che fine ha fatto? ma si dice sia morto, ora sono passati anche parecchi anni, È un onestamente. Highlander, in realtà, ancora vivo. È ancora qui con noi E Walter è qui. Ragazzi, Walter, Walter, è qua. Federico, È anche togliti la maschera. Grazie. C'è un'amica che fa l'attrice e sta scelta come protagonista di questo nuovo film. È un sacco strano, ecco, però molto, diciamo, molto simile al vero. Perché, Realistico. sì, realistico secondo me, praticamente lei deve essere un influencer di questo nuovo social, che praticamente funziona in questo modo. I follower possono interagire direttamente con questi influencer, per esempio possono mandare video, foto, messaggi, insomma, direttamente al telefono dell'influencer. Lei è obbligata a guardarli. Stop. È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Hai paura della videocamera? È quello che ti ho insegnato io di avere paura? Non è male, però Non lo so. che vi dico? Scusatemi, Ci stiamo un ragazzi, po' a qua. voi piaceva? A voi piaceva? È da Che rifare, dico? Federico. Vieni Vabbè, qua a ma vederla però se vuoi. Se vuoi spostati sei e vedila. volgare in camera? Sbagli. I follower impazziscono e cominciano a insultarla. Ma Dicono quello proprio che vogliono. pesante, sì, E proprio lei? haters. Che brutto. Pensa Sì. alla cattiveria della Ah, gente. Ma lei può pensa. rispondere? Lei sì, ma non conviene per influencer, Dici capito? Vabbè, rischi lei solo, è rischi un'influencer. solo di attirare No, ancora più scusate. su, Sì, capito? non te ne Finisci la tua posso dire le reputazione alla fine. cose. Dai, commerciamo un po', eh. Se no, possiamo rifare, insomma. Simone ci sei? Miriam ci sei? Ok, Nicole? sì. Tra 30 secondi dobbiamo Sì, ma ripartire. infatti Oh, no, Pulisci io della bocca che sono. ripartiamo, Ok, ok? sì, Sì, facciamo così. abbiamo più tempo. Va bene, va bene. Raga, comunque la situazione qua in cui stiamo, che parliamo insieme, mi ricorda una storia che ho sentito un po' di tempo fa, di questi ragazzi che si erano organizzati tutti insieme per passare un weekend in una casa in campagna, un po' come questa. Basteranno granelli di sabbia dal colore scuro ed un vecchio cappello da una parte in un armadio chiuso. Basteranno parole d'amore scritte da poeti, da sbandati, ricordati nelle antologie. E passano una serata tra alcol, risate, musica. Naturalmente la mattina dopo si svegliano tardi, come succederà a noi, sappiate, no? Sto sulla mia luna e sto sulla mia luna e non chiamare, non chiamare, non chiamare più. Sto sulla mia luna e sto sulla mia luna e non chiamare, non chiamare, non chiamare più. Respiro ossigeno sotto forma liquida. Mi avveleno con ogni cosa che mi precipita. Dosso prova ad avere polso, ma. Però la mattina dopo si svegliano, escono e non vedono più le macchine. Cioè, sono scomparsi nel nulla. All'inizio pensavano fosse uno scherzo. Infatti, stavo Fernando, ci ha fatto uno scherzo. Sono certo, sparito, poi ricomparso. Oh, ma Tornato non a casa. prende. Siamo comunque in mezzo al nulla. Ci sta che non Non prenda. prende. Deve essere un problema però questo. Nemmeno a me prende. Non posso dire a Regà, ma nessuno. voi prende? No! Ecco.
Che si fa? Che è? Solo che col passare dei minuti si accorgono che sono completamente isolati dal mondo, perché neanche i telefoni prendono, quindi non possono chiamare, non possono andare su internet, su Instagram, non possono fare nulla. Allora decidono di avventurarsi un po' in giro per cercare qualcuno, ma si ritrovano in una sorta di loop in cui camminano e ritornano davanti alla casa. Quindi questa situazione di panico generale, caos, si crea una litigata assurda, un casino incredibile, in cui alla fine si capisce che questa situazione di isolamento li porta a diventare quasi delle bestie che lottano per sopravvivere fra di loro. Ma che ci penso, cioè, in realtà da quando siamo qua intorno al falò, cioè io il telefono non so manco dove l'ho messo. Sì, non ci sto facendo. Ah, raga, raga. Che? Che? Ma le macchine dove sono? Sulla mia luna e sto sulla mia luna e non chiamare, non chiamare, non chiamare più. Sto sulla mia luna e sto sulla mia luna e non chiamare.